Abbiamo messo a disposizione degli enti locali 330 milioni per l'edilizia leggera. Abbiamo già finanziato 5.664 enti che ora stanno realizzando gli interventi. In questo filone si inserisce anche la gara per i banchi, di cui si sta occupando il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Si tratta di banchi monoposto, di tipo tradizionale o di tipo innovativo. Lo stesso Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute nel documento del 28 maggio ha suggerito l'uso di sedute monoposto per favorire il distanziamento. In queste settimane abbiamo chiesto a tutti i dirigenti scolastici di fornirci con precisione dati certi rispetto al fabbisogno di arredi di ciascuna scuola. Non abbiamo imposto una sola tipologia di banco, come ho letto da più parti, ma semplicemente lo Stato, per la prima volta, si è preso la responsabilità di sostenere le scuole aiutandole a rinnovare gli arredi. Ci hanno risposto 8.008 istituzioni scolastiche sulle 8.390 esistenti, praticamente quasi tutte. Gli istituti ci hanno chiesto 2,4 milioni di banchi. Oltre 750.000 sono per la scuola primaria, dunque necessariamente banchi di tipo tradizionale, più adatti per i piccoli, mentre 1,7 milioni sono stati banchi richiesti per le secondarie, di cui oltre 1 su 4 di tipo innovativo. L'alta richiesta delle scuole dimostra che di questi arredi c'era bisogno. E da tempo lo Stato finalmente interviene. Ho letto diverse corbellerie in questi giorni, numeri e cifre dati a caso, anche rispetto ai costi. Ho letto che il governo sta sprecando denaro sulla scuola. Permettetemi di esprimere tutto il mio biasimo e di invitare tutti ad attenersi solo ad informazioni certe e verificate. Consentitemi altresì una ulteriore considerazione. Io credo che ogni singolo euro speso per la scuola non sia perduto, ma costituisca invece un investimento per il futuro dell'Italia, arredi compresi.